Nuovo trailer e nuove immagini per il fan remake di Resident Evil Code Veronica. Vedremo nel dettaglio il combattimento con gli zombie, i Bandersnatch e anche il Tyrant. Quindi mettete un bel like al video, iscrivetevi al canale, due cose che aiutano veramente un sacco, e adesso iniziamo. La community vuole un remake di Code Veronica da tanto tempo, ma sembra che la Capcom sia al lavoro piuttosto sul remake di Resident Evil 4. Dunque dei fan si sono messi al lavoro e hanno iniziato a sviluppare il remake di Code Veronica. È già disponibile una demo molto molto acerba e che vi porto sul canale a breve, e adesso invece c'è un nuovo trailer in cui il team ci mostra tutti i miglioramenti che hanno fatto dalla demo. Gli zombie saranno in grado ovviamente di attaccarci mordendo, ma noi potremo difenderci da loro anche tramite i coltelli da difesa, proprio come nel remake di Resident Evil 3. Le ambientazioni della demo sono state migliorate e anche l'illuminazione è stata ribilanciata. Nelle immagini state vedendo del leggerissimo stuttering. Ecco, gli sviluppatori dicono che stanno cercando di ottimizzare il gioco perché giri senza problemi, ma a quanto pare c'è ancora un pochetto di strada da fare. Addirittura però, raga, rilasceranno una versione light del gioco con cambi all'illuminazione e ai dettagli, così da poterlo far girare anche su PC di fascia più bassa, e questa, raga, è una cosa davvero da lodare. Il gioco è un fan remake, sarà totalmente gratuito e verrà rilasciato in 3 capitoli. Ogni capitolo durerà circa 4 ore per una durata totale di 12 ore, ma non abbiamo ancora una data d'uscita. Ora vi lascio al nuovo trailer di Resident Evil Code Veronica Remake, dopodiché riprenderemo con delle considerazioni finali. Buona visione! No, I'm Claire. Claire Redfield. Oh.
Redfield. Considerazioni finali. L'aspetto visivo è ottimo, la grafica è migliorata un sacco rispetto a quella della demo, sia per quanto riguarda le ambientazioni che per quanto riguarda i modelli dei personaggi, dei nemici e le animazioni. Ora veniamo però ad alcune criticità della demo e di questo filmato, di cui vi devo parlare per onestà intellettuale, non per altro. Io, anzi, ammiro molto il lavoro di questi ragazzi, quindi non prendete ciò che sto per dire come una critica senza senso, ma è giusto che io vi dica le cose come stanno. Nella demo non c'era assolutamente alcun tipo di feedback dei colpi sparati. Quando spariamo non sentiamo che stiamo sparando, né tramite le animazioni del personaggio, né tramite i controlli. Inoltre gli zombie non rispondono, non si muovono quando li colpiamo, che è una cosa un po' poco realistica. È tutto molto incorporeo, per farvi capire sembra che stiamo sparando con una pistola d'acqua contro un fantasma. E da queste immagini non sembra che la cosa sia cambiata ancora. Speriamo che riusciranno a farlo, perché a mio avviso l'esperienza migliorerebbe 200 volte ed è una cosa molto importante per un gioco così. Bisogna sentire, no, la corporeità, la concretezza dei corpi, dei personaggi e pure dei nemici. Nella demo inoltre le immagini non erano molto stabili, c'era sempre qualcosa che non andava, non credo fosse questione di FPS o di stuttering, non saprei bene quale sia il problema perché non sono un tecnico, ma sembra che anche in queste nuove immagini questa cosa sia rimasta, come vedete dalle immagini che stanno scorrendo sullo schermo. Inoltre, ma questa è proprio una piccolezza, andare a cercare il pelo nell'uovo in un prodotto gratuito, però vabbè, ve lo dico comunque, gli effetti speciali visivi non è che siano wow, parlo per esempio del fuoco e delle esplosioni che si vedono uscire dalla bocca della pistola quando spariamo. Ma vabbè. Queste cose, raga, andavano dette, perché io non sto qua a fare semplicemente il fanboy, nonostante lo sia, della saga. Devo anche darvi delle informazioni in più e devo anche essere onesto con me stesso per modellare le mie aspettative rispetto al gioco e anche con voi, però questo è un remake fatto da non esperti. Fan della serie come noi, e non so come stiano facendo sinceramente. Sarà pure gratuito oltretutto, quindi non percepite assolutamente le mie critiche come un lamentarsi di qualcosa. Piuttosto voglio essere onesto rispetto a ciò che ho provato e ho visto, e soprattutto voglio essere onesto con voi. Io appoggio in pieno il lavoro di questi ragazzi, ma veramente in pieno. Giocherò il gioco senza dubbio e non vedo l'ora che esca, anzi. Grazie per aver visto il video, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!